Siamo con il professor Pierluigi Bainaballone, che non ha bisogno di presentazioni, però ricordiamo ai nostri naviganti che è professore ordinario di medicina legale all'Università di Torino, è sindonologo di chiarissima fama nazionale e internazionale, e ha scritto un libro recentemente che è molto curioso ed è vendutissimo. È un ottimo prodotto editoriale, a mio avviso, una copertina che attrae molto lo sguardo. Devo dire che è inquietante come immagine di Mussolini, e non so perché mi ricordo il grido di Edvard Munch, come disperazione indotta o comunicata, insomma. L'urlo di Munch. Sì, l'urlo. L'urlo di Edvard Munch. Ce ne sono sei, Grazie, professore. Sì. più una serie di grafica sempre di Munch. Certo. Nel preparare questa breve intervista, il professore mi ha già detto quando è stato lei a scegliere questa foto, è stato ovviamente L'ufficio competente del dell'editore. Mondadori. Ma lei è d'accordo con la scelta di questa foto? Dal punto di vista commerciale non posso non esserlo, visto Certo, che attrae, certo. se guardo chi si avvicina a un banco in cui ci sia quel libro, parte direttamente alla volta di quel faccione così spiritato. Non so, perché il problema della copertina è sempre particolare. In alternativa si sarebbe potuto o mettere un viso di Mussolini rappresentativo di un particolare stato d'animo, però si sarebbe riferito a un determinato momento e a una determinata situazione, oppure una copertina di fantasia, le nuvole, che so io, la tempesta, che è sempre una copertina molto incerta. Sì, c'è da dire, professore, che l'iconografia di Mussolini, pur essendo sterminata praticamente, purtroppo per noi che dobbiamo usarla, risente un po' del cliché che lo stesso titolare del viso si è voluto dare. Certo, ma anche perché le fotografie di Mussolini rappresentano il risultato di una scelta fatta prima dagli uffici competenti, che mandavano a lui, che poi sceglieva, e quindi è la scrematura della scrematura. C'è un bel libro di fotografie comparso recentemente che fa vedere alcune immagini sfuggite alla duplice censura. È certo che qualche volta lui e altri, per esempio Ciano che cade in acqua a Venezia, non escono Certo. iconograficamente così bene. Chiaro, chiaro. Senta, professore, lei ha scritto altri libri su Mussolini. Su Mussolini ho scritto Le vicende della morte, Sì, Le Le ultime ultime ore ore di Mussolini, che è del uscito con 2005. Mondadori 2 anni fa, e adesso ne ho un altro completato, spero di convincere Mondadori a pubblicare anche il terzo della trilogia. Io lo conosco come sincero democratico, per cui la passione per Mussolini immagino che sia legata alle cose che fa all'università. No. Le vicende del filone Sì. che mi ha poi Sì. portato dei risultati di rilievo dipende dal fatto che fino a un certo periodo, agli inizi della mia carriera, mi sono interessato di Lombroso, che è stato mio predecessore. Detto così sembra chissà che cosa. Io indegnamente occupo lo stesso posto di questo criticato, ma comunque grande uomo e grande professore. Poi mi sono occupato della sindone e qualche anno fa ho incominciato a rendermi conto che la vicenda era finita, perché la Chiesa guardava la sindone con interesse e si è avuta una ufficializzazione di questo reperto, per così dire. Non è stata dichiarata reliquia, ma la Chiesa se ne occupa con grande impegno. E allora si trattava di scegliere un altro tema. Pensando a cosa si poteva fare, questo una quindicina di anni fa, mi sono ricordato di alcuni spiacevoli vissuti del periodo in cui io ero bambino in provincia di Cuneo, e allora ho pensato che forse rivolgere qualche riflessione
e qualche domanda, una serie di vicende peraltro enigmatiche che avevano provocato tanta impressione e tanta sofferenza dei miei compagni di scuola in me e nella mia famiglia. Meritava l'occhio medico legale, un occhio un pochettino diverso, e così mi sono avviato e ho avuto dei risultati importanti. Sono stato chiamato nel 2003 da Rai 3 per dare delle valutazioni. Quando è stato ritrovato il fucile mitragliatore che avrebbe una delle due armi che avrebbero ucciso Mussolini a Tirana, sono stato invitato a dare la mia valutazione sull'arma e poi sono stato invitato a numerosi congressi a dire dei contenuti di questi due libri e di altri ancora. Adesso si tratta di rispondere al quesito importante che sarà il centro del terzo libro che spero di fare, se Mussolini era un deviante, come Certo, qui sulla copertina c'è diciamo così, uno strillo che è molto impegnativo e dice il primo studio scientifico sulla mente del duce, adesso al di là del fatto che sia il primo o non il primo, poco importa in fondo per quello che le voglio domandare. Ma secondo lei da cosa deriva il fascino di questa figura che oltre 60 anni dalla morte continua ancora ad affascinare nel bene e nel male, direi. Ecco, ma Non poche va persone. visto secondo me con una gradualità. Non c'è nessuno, ritengo, che non abbia delle ferite aperte riconducibili a questo personaggio. Ma d'altro canto, non c'è nessuno di noi che, apprezzandolo in minore o maggior misura, non batta il naso nelle sue realizzazioni. Il Foro Italico, per esempio, la bonifica delle paludi pontine, il codice penale, il codice civile e così via. E quindi in Per non parlare ciascuno, dell'architettura, ma della sì, pittura, un certo tipo di architettura, un un certo certo tipo tipo di pittura, che tra di l'altro è stata malaffare, sì, rivalutata anche in maniera non ma sospetta. certo, l'impero, l'Africa italiana. Allora, c'è un dissidio che si continua in ciascuno di noi. Chi ha sofferto di più probabilmente lo vive in misura diversa da chi ha sofferto di meno, ma tutti ce l'abbiamo. E forse guardare con un occhio criminalistico queste vicende non basta. In sostanza, io non credo di essere uscito dai canoni della mia disciplina intesa come medicina legale allargata. Invece il primo è vero, perché non c'è un'opera organica su questi problemi, diremmo così, psichiatrico-psicologici. Ecco, come si può fare un'analisi di questo tipo su un personaggio che è morto più di 60 anni fa? Non si può, cioè non arriveremo mai alla ricostruzione di Mussolini di un altro personaggio. Io me ne sono occupato per altri anche, perché un conto è l'essere vivente, un conto è questa persona che risponde ai minuti interrogatori dello psicologo o dello psichiatra. Tutto questo è qualcosa di vivo e può condurre, dopo un'analisi minuziosa e un esame prolungato, a dare delle risposte. Uso un'espressione terribile, a bocce ferme, quando l'interessato non c'è più, rimangono di lui fotografie, dei filmati, degli scritti, delle biografie di altre persone, delle relazioni di chi l'ha visto, documenti di altro genere, per esempio documenti processuali. E su questi è possibile dare una ricostruzione, ricostruzione però che non è completa, certamente in quanto al tempo, perché sarà possibile ricostruire sempre dei segmenti. La tecnica che ho detto, che è stata, come si può dire, utilizzata per la prima volta in epoca moderna da Schweitzer per Gesù, consente la ricostruzione di periodi della vita o di episodi, i quali cuciti insieme costituiscono quella tecnica che prende il nome di patografia. Infatti, tra pochi giorni sono chiamato al congresso europeo di medicina legale che si svolge a Roma. Inizierà il 26, tengo la lezione magistrale a parlare della patografia di Mussolini. Dice il titolo, in realtà la patografia su Mussolini.
ma insisterò sempre che possiamo avere delle ricostruzioni attendibili di frammenti di vita del personaggio patografato, ma non avremo mai il personaggio totale. È il limite di questo. E lei che idea si è fatto di questo personaggio storico dal punto di vista Mi sono fatto del suo specifico di indagine? un'idea patografica, non Certo, un'idea ovviamente, storica. certo. Anche perché nessuno può avere la prova Si tratta, contraria, sì, per cui sarebbe ingiusto di una dire delle persona che cose. con tutti i suoi aspetti, non certo corrispondenti a quella della normalità, aveva un grande vantaggio, che credeva profondamente in se stesso, almeno ha creduto fino a un certo momento. Fino al 25 luglio 1943, quando ha ceduto Il le Gran armi ed è Consiglio. successo quello che è successo, su cui tornerò sul terzo libro, che dovrebbe avere per titolo Psicopatologia della Repubblica di Salò. Che come titolo è anche molto, molto interessante, molto intrigante, anche direi, Intrigante, ma voglio dire. perché anche qui mettiamo il dito in piaghe ancora abbastanza scoperte. Ancora di più, chi non ha avuto un Certo. caduto nella propria famiglia? Chi non ha avuto una persona che è stata uccisa, che è scomparsa in campo di concentramento? Sì, poi è Insomma, cronaca di queste ore, di pritiche, eccetera, eccetera, quindi... si tratta di rievocare delle ferite Sì, è un passato che non può pazzesche, passare, incredibile. però dobbiamo spiegarlo, perché Certo. altrimenti dovremmo veramente fare un'operazione. Quella di non parlare proprio più di tutto un periodo della nostra vita, ma noi siamo figli di. Ecco, secondo me che errore facciamo nel rapportarsi a quel periodo storico? Ma perché facciamo un errore? Non lo so, se facciamo degli errori, quali sono? Discutiamo, combattiamo, l'ago della bilancia sta cambiando, da un assoluto negativismo si va a un negativismo che tiene conto di alcuni aspetti positivi della sua posizione, mi pare, ma non è lì, non è soltanto il dissidio tra bene e male. Si tratta di spiegare il perché di un consenso e il perché di una avversione. Oggi certo le due posizioni sono giustificatissime, direi soprattutto la seconda, ma a quell'epoca, in quei momenti, perché? Sì, per quanto riguarda il consenso, tra altre cose, esiste una pubblicistica, ovviamente di analisi storico-sociologica, culturale, che riguarda forse di più la Germania e il nazismo, che colpiscono forse di più, perché la Germania è la patria di Kant, di Hegel, di Beethoven, insomma, di buonissima parte del pensiero Sì. e della cultura occidentale. E quindi è proprio, sembra quasi un corpo estraneo, Hitler. Che ad un certo momento catalizza per più di 10 anni. Ecco, Certo. invece per l'Italia, tra le cose, la vicenda storica è durata ben di più, però È non si durata parla con questo 22 anni. appunto, non si parla con questo scandalo, con questo stupore che riguarda per esempio la Germania. Allora, sarebbe facile dire perché Hitler le ha fatte ancora più grosse. No, si tratta di due posizioni umane totalmente diverse, due punti di partenza molto dissimili. Io non mi sono mai voluto occupare di nazismo e non credo che me ne occuperò mai, perché sento una certa repulsione, veramente. Non per parafrasare, per utilizzare le parole di un nostro uomo politico, si dà l'idea di essere al momento del male assoluto. Devo però dire che l'analisi continua. In questi giorni è uscito un libro di Gentile su Mosse, che è colui il quale ha dato la più moderna interpretazione del nazismo. Io non vado molto più in là. Certo. Fare da orecchiante. Certo che, a mio modo di vedere, il periodo che noi non abbiamo vissuto, ma che hanno vissuto i nostri Del consenso, certo. genitori, che poi il consenso è uno dei temi Che raggiunge il massimo di suo apice, almeno gli perseguizione, storici dicono certo. nel 36, con la conquista dell'Etiopia. Sì, forse ancora il 37. Sì, 37, E poi sì.
è successo quello che doveva succedere, in ferita mi è cominciato a bruciare di più del compiacimento che si poteva avere. Ecco, se io scorgo l'indice, che a pochi capitoli 8, però 6 di questi entrano proprio in tema, insomma, dello specifico della psicologia di Mussolini. Leggo soltanto i titoli: la personalità, oscillazioni emotive, disturbi d'ansia, disturbo post-traumatico da stress, senilità, un caso di sindrome di Stoccolma, disturbo ossessivo-compulsivo. Ne viene fuori un personaggio, non so, tutto sommato direi normale. No, non so, cioè, Allora, personaggio. vediamoli uno per uno. Ecco, la personalità La personalità è è che forse è quello che. del tutto particolare, era dire un discolo e poco, aveva degli spunti da ragazzino in collegio, direi molto aggressivi, ma prima Era ancora. un bullo? Si può usare questo termine? Direi sì, no, no, non bullo, è quello che in piemontese si dice bulluca, poi non è esattamente Ecco, la stessa lo cosa. traduca se possibile in un italiano già che È un posso. bullaccio. Ecco. Però ancora prima c'erano stati dei segnali abbastanza curiosi. Non ha parlato fino a oltre 3 anni. E poi ha avuto un lungo periodo di blesità, quel farfugliamento dei bambini, il che è un segno abbastanza inquietante. E d'altro canto, tutto questo confluisce poi in alcuni temi che si muovono nel grande ambito di un disturbo narcisistico di personalità. Certamente ha sofferto di quella che sembra una psicosi circolare, con dei periodi di depressione che lo costringevano a stare lontano dalle cose di Un cui aveva. ciclotimico, potremmo dire, Sì, certo, è una se malattia vogliamo. ciclotimica. Certamente soffriva di una forma ipomaniacale alla quale sono da attribuire 2 tentativi di suicidio, uno a Tolmezzo nel 1917, l'altro al Gran Sasso nel settembre del 1943, e sono poco noti, ho ritenuto di. Soprattutto il primo va bene, perché durante la grande guerra, immagino. No, 17. adesso ho detto 17, ma probabilmente è 2 anni prima. Comunque non si parlava ancora di grande guerra. Invece quello del Gran Lui Sasso è si ben diverso. riteneva di aver contratto la sifilide e avrebbe tentato o comunque inscenato una situazione tale per cui un suo amico ritiene di dire che era in procinto di uccidersi. E poi a Gran Sasso, quando si è reso conto che stava per concludere l'armistizio, aveva paura di cadere sia nelle mani degli inglesi sia nelle mani dei tedeschi, con una lametta da rasoio si è inciso i polsi, con quello che non sembra tanto una dimostrazione di suicidio, ma l'inizio di un atto Mi scusi, anticonservativo. non trovo il medico legale che sia un tentativo di suicidio abbastanza femmineo come tipologia. Il tagliarsi i polsi. Ammesso che esistano modi maschili e femminili di Sì, suicidarsi, non lo so. ci sono delle diverse frequenze. Direi di no, anche perché mi pare che nella donna lo svenamento tipico sia uno svenamento combinato all'assunzione di veleno. Per quello che ne so, bisognerebbe pensarci, Certo. ma qui mi sento di dover Ma dare comunque sarei, ma ritiene che non sia così, quella risposta. benissimo. E soprattutto la propensione per il sesso femminile che l'ha portato a occuparsi, dedicare una certa parte della sua vita importante come tempo a avere alcune amiche fisse, ma poi cambiare continuamente partner occasionali. Questo fa parte del disturbo ossessivo-compulsivo? No, no, fa parte della psicosi Persona. circolare, Ah, ho capito. una malattia
maniaco-depressiva. Quindi le oscillazioni, volendo le oscillazioni diciamo, emotive. Certamente. Invece poi, come disturbi d'ansia che avrei... Intanto era un claustrofobico. Mm. Ci sono diversi episodi. Lui stesso dice di non essere mai riuscito a entrare nella grotta azzurra a Capri perché gli dava fastidio. Ma poi quando guardava i bombardieri che sganciavano su Roma, quando sul lago di Garda si rifiutava di andare in rifugio, non era tanto per fare l'eroe o per vedere lo spettacolo tra virgolette, ma perché teneva sotto controllo, sì. Aveva paura del chiuso. E viene catturato il 25 luglio 1943, viene liberato l'11 settembre. Il comportamento è molto strano, però se si guarda in dettaglio il comportamento e le manifestazioni di quel periodo e poi ancora quelle successive, si coglie bene, scandite dal ritmo in cui si succedono queste diverse sindromi. Prima un disturbo acuto da stress, poi un disturbo post-traumatico da stress e infine un disturbo di adattamento che è quello che lo dominerà nel periodo della Repubblica di Salò. Sindrome di Stoccolma perché manifesta in lui... Che è abbinato qua nel capitolo la senilità. Certo. Cioè, senilità appunto un caso di sindrome di Stoccolma. Non era più giovane, cominciava... Lui è morto a 60 anni circa, no? Aveva 63. 63. A scricchiolare la sua struttura con delle manifestazioni riferibili all'età che aveva. I 63 anni di allora... E sono gli 83 di oggi forse, sì, sì. E quindi anche per una vita intensa, indubbiamente una vita intensa, sì, anche se tutto era condizionato da ciò che desiderava e voleva lui. È la solita questione: si stanca di più il chirurgo o chi aiuta il chirurgo? Certamente di più chi aiuta, perché campo operatorio è dominato dall'attività. Sì, meno valore aggiunto nella prestazione. E poi invece questo disturbo ossessivo-compulsivo che riserva all'ottavo capitolo, prima sì. delle conclusioni e delle note. Perché a questo punto è abbastanza curioso vedere un certo tipo di attività del Duce che dal suo studio controlla il vigile urbano. Desidera ordinare il traffico, si preoccupa dei preparativi delle parate, non solo quelle sulla via dei Fori Imperiali che ha voluto proprio per questo suo amore, il desiderio della divisa, di cambiare sempre divisa, di inventare nuove divise, di portare decorazioni, l'assoluta simmetria senza nessuna concessione, indica un comportamento abbastanza obbligato, abbastanza compulsivo, con un dispiegamento di ogni sforzo possibile a mantenere l'ordine, probabilmente perché il disordine viene visto come minaccia, in genere come minaccia per sé. Ma in definitiva, professore, perché... Aver amato no. Ecco, esatto. No. Perché? Perché in realtà questo fascino, cioè un personaggio che resiste per 23 anni. Ecco, il problema, anzi, la spiegazione del perché non può essere considerato un alienato, per utilizzare un termine non più attuale, è, secondo l'esperienza psichiatrica, ma secondo ciò che è codificato in opere tipo il DSM-4, se io posso avere delle manifestazioni curiose, straordinarie, particolari, se il criterio che è della un sistema valutativo psichiatrico, certo, della funzionalità è mantenuto costantemente, come si può dire, efficiente, beh, certo, matto non sono. Rockefeller aveva, il primo grande, aveva certamente le sue stranezze,
ma la funzione si conserva a oltre un secolo di distanza. Ecco, ma secondo me perché è stato così tanto amato quest'uomo? E alcuni ancora, una parte considerevole, insomma, degli italiani, vedrebbe, se potesse, vedrebbe quasi di buon occhio il suo ritorno. È ancora un problema politico dopo 60 anni dalla morte, questo è incredibile. Penso di sì. Cosa che in Germania Adesso non è più sì. così. Intanto Per perché era intanto. un personaggio affascinante. Forse diciamo una cosa. Un esempio tra i tanti. Un gruppo di signore che viene dagli Stati Uniti d'America e che non capisce una parola di italiano, giunta a Roma, sapevano di Mussolini perché leggevano i giornali oltre Atlantico, che hanno contribuito a creare l'immagine nel mondo anglosassone, nordamericano, si precipita a sentire Mussolini alla Camera. Rimangono affascinate a guardare un suo lunghissimo intervento, senza capire una parola, ma soltanto per l'aspetto, la gestualità, la mimica. Mussolini era indubbiamente un grandissimo attore, ma ha anche saputo costruire la sua personalità. Un'Italia che usciva dalla Grande Guerra, che non aveva, come si può dire, nessuna possibilità di informazione, viene investita, dall'ondata mediatica con i mezzi di allora, la carta stampata che veniva curato arrivasse fino all'estrema periferia, la radio, che tutti ascoltavano come grande novità, ma quella era la generazione della radio e Mussolini controllava ed era sempre presente in prima persona. E poi i cinegiornali. Nessuno si ricorda più che esisteva una serie di camion che andavano nei paesi più remoti, distanti dalla civiltà, non raggiunti ancora dalla luce elettrica, persone che avevano un tasso di analfabetismo che toccava il 100%, che vedevano questo camion che apriva lo schermo e veniva proiettato il filmato luce con il duce, che quindi compariva come un superuomo che emergeva da questi mezzi tecnici superiori. Ma poi ha saputo toccare il cuore degli italiani con tante immagini: Roma, la patria, la famiglia, l'onore, il sangue. Ritengo che sia stato in queste cose grandissimo e veramente insuperato. Niente male per un maestro elementare, devo dire. Niente male per un maestro elementare. Grazie, professore. Grazie a lei.